e vedo già un pendolino che pende, non vorrei Attenzione perché questa è ripetermi. una partita al cardiopalma, si gioca la finale dei mondiali. Attenzione, 115esimo, secondo tempo, attenzione, attenzione, Upamecano, Suameni, Veronica contro Veronica, Mappé, gol! 3-2 per la Francia. Attenzione, attenzione, succede una cosa incredibile. Entra Lautaro Martinez. Siamo agli ultimi secondi di gioco, attenzione, rigore! Attenzione, non può tirare Messi, infortunato. Va sul tiro, non si capisce. Lautaro sul dischetto. È l'ultima opportunità per l'Argentina di pareggiare la partita. Va Lautaro, pareggio 3-3. Calci di rigore, calci di rigore, calci di rigore. Bene. Si può dire che Lautaro Martinez in questo mondiale può essere considerato un po' il Totti argentino. Mi ricordo quando abbiamo vinto. Sì, eh? Certo, no. Non mi fa alzare No, Francesco, spiego scusa. cosa voglio dire. Se n'è andato. Anche sento anche il Bramba Sento sotto. No, il Bramba. no, Adesso mi andiamo a chiedere a ricordo Franci, dai, torna. quando l'Italia ha vinto i mondiali, Totti ha tirato quel rigore che è stato fondamentale. E l'ha tirato, tra l'altro, l'ha tirato più o meno. Tu non puoi paragonare l'altro Martinez a Totti, L'ha dai. tirato più o meno come l'ha tirato anche Lautaro Martinez. Nella dinamica, il rigore Insomma, il di rigore Totti è di stato. Totti l'ha segnato con l'Australia agli ottavi di finale, scusami, eh. Bram bam bam Il rigore di bam, bram Totti è bam stato bam bam bam, segnato bram con bam 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 l'Australia. bam 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 bam
alla faccia, che ha una faccia che conosco molto bene. Massimo, vai pure. Devo finire, sì, parlo con le persone che sanno qualcosa di calcio, non con le persone che non sono competenti. Pazienza, Giacomo, lo devo dire. Volevi dire qualcosa? Sarai competente da qualche altra parte. E il gol, tripletta di Mbappé, 3-3. Pazzesco. E si ricomincia da capo, tutto veramente pazzesco. E credo che in una finale mondiale una tripletta più, diciamo. Sì. Sicuramente, ora non so, vado a memoria, ma forse è più giovane. Io non ne ricordo una. Non so, una. Sia mai stata... so, doppietta ma... ne ricordo, ma ricordo. Tripletta non ne ricordo una neanch'io. Luca, beh, è tutto da... Con un colpo di testa la Ronaldo, di capello, con la punta del capello, che è stato ininfluente dal punto di vista della traiettoria, ha fatto così. Bene, Massimo, volevo sapere... È finita, si va ai calci di rigore. Mamma Scusate, mia. Chi è che ha osato dire che il mio pendolino non capisce niente di calcio? Chi è che ha osato dire? Chi è che ha osato dire che il mio pendolino non capisce niente di calcio? Però chi è? Chi è? Avevo azzeccato i nomi diversi, però. Avevi detto che saremmo andati. Voglio sentire chi è. No, dov'è che non parla più? Dov'è? Scusami, io avevo sentito il rigore tirato da Lautaro, quindi d'Argentina, non ha tirato Lautaro Martinez. 3-3, rigori. Bene. Dimmi. Volevo solo dire una piccola cosa a tutti gli immigrati italiani che sono andati in Argentina nel dopoguerra e anche quelli che attualmente sono e che hanno contribuito anche alla vittoria dell'Argentina, perché tanti giocatori sono italiani. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vita intera te la dedico, mas no te alejes. Te necessito. E questa la dedichiamo all'Argentina. Alberto, a tutti gli immigrati italiani in Argentina. Bene. Se vuoi posso rappresentarti in poche mosse le esultanze più caratteristiche e più simpatiche dei mondiali 2023. Due, scusa. Siamo ancora a 22. No, vai, facciamo una, Simone. Non è finito il mondiale, sappiamo in che anno siamo almeno. Te le faccio subito? Veloce, io direi una, in pubblicità, no. Allora, il piccione di Richardson. Il verme di Grealish. E il più bello, dopo il rigore di Hakimi, il pinguino. Benissimo. E sotto questi meme li possiamo definire così? Senza neanche e poi durante questa partita ho visto il portiere fare. E questa è una danza... Che non ho capito di cosa si tratta, ma... Andiamo in pubblicità. 20 secondi ciascuno, perché abbiamo pochissimo tempo. Vi chiedo che cosa vi rimane
di questo mondiale. Simone, vai. Io ho simpatizzato per il Camerun in questo mondiale e volevo segnalare un grande giocatore. Per il Camerun? Che è stato devastante. Non c'era il Camerun. Ti hanno boicottato, Simone, mi dispiace. E praticamente volevo segnalare un giocatore che secondo me è stato devastante quando è entrato, è Aboubakar del Camerun. Bene. E poi una statistica e coincidenze varie dicono che... Ma il Camerun non c'era. Guarda che non c'era il Camerun. Hai tre secondi, hai tre secondi. Bene. Hai due secondi. Il Camerun non c'era. Finito il tempo, bene, grazie. Arrivederci. Andiamo avanti. Va bene. Simone Barbato. Bene. Alberto Gianbruno e ovviamente tutti voi che da casa ci avete seguito, grazie mille, a presto.